Alla conquista del lavoro in un momento storico estremamente delicato in cui la pandemia di Covid-19, se da un lato ha cresciuto l'area di marginalità e di povertà, dall'altro porta con sé un'opportunità rilevante in quanto un piano ben congegnato può accedere alle notevoli risorse dei nuovi finanziamenti europei con ricadute efficaci sull'occupazione. Di questo ed altri temi afferenti si è discusso ieri a Bisceglie nell'incontro organizzato dal Movimento Democrazia e Solidarietà su impulso dell'avvocato Antonio Belsito, giuslavorista e direttore del Centro Studi Diritto dei Lavori. L'obiettivo di questo incontro è quello di poter mettere insieme degli imprenditori, dei giovani, dei tecnici che possano dare dei suggerimenti per creare occasioni di lavoro nel nostro territorio, purtroppo notevolmente penalizzato anche dalla pandemia. Ed è ora che tutti quanti ci rimbocchiamo le maniche per far sì che si creino delle occasioni di lavoro, per impedire questa emorragia di giovani che vanno al nord e non tornano più perché qui non c'è lavoro. All'incontro hanno preso parte illustri relatori, tra cui il consigliere nazionale di Unimpresa Giovanni Assi, soffermatosi sulle politiche poste in essere finora dal governo Draghi per tentare di alleviare le difficoltà degli operatori economici. Le politiche poste in essere ad oggi sono delle politiche essenzialmente di tipo assistenzialistico, passive, se così vogliamo chiamarle, che vanno benissimo perché sicuramente hanno aiutato in questo momento di forte difficoltà numerose famiglie, vanno bene, però ciò che io dico sempre, ciò che le aziende chiedono in questo momento, insieme a quelle politiche che servono per tamponare una situazione di difficoltà, per rilanciare la nostra economia, per rilanciare le nostre aziende e i nostri lavoratori, servono invece adesso delle politiche attive del lavoro. Riflettori puntati anche su artigianato, transizione digitale, turismo, marketing territoriale e sport, con gli interventi di professionisti, imprenditori, rappresentanti di associazioni legate al commercio e laureandi pronti a condividere e ad esporre proposte concrete per realizzare nuove occasioni di lavoro nel nostro territorio. Molto interessante anche il contributo del professor Giulio D'Imperio, da anni attento ai temi dei diritti e delle prospettive degli agricoltori. Intraprendere un'attività autonoma come in questo momento coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, oppure costituire una cooperativa sociale per dedicarsi anche all'agricoltura sociale, abbinando lavoro e voglio dire un'attività sociale che integri persone svantaggiate e molto svantaggiate, chiaramente con una situazione legislativa favorevole, perché prevede anche che i comuni danno comunque una grossa mano.